Ciao a tutti dal comandante Veneziano, siamo a Austin, Gran Premio delle Americhe ed è previsto nuvoloso per la gara odierna. Questa è la strategia, vediamo se poterla adottare anche dopo in gara. Per il momento portiamo quelle ultramorbide e poi le morbide, però si può cambiare in corsa. Vai, raga, allora, purtroppo andiamo. Siamo all'esterno. Proviamoci, perfetto. Prendiamo l'interno con arroganza. Adesso bisogna fare un po' i kamikaze, ma corretti, bravissimi. Eccoci qua. Siamo partiti bene. Era tanto che non esce la safety car, tanti ritiri nell'ultimo periodo, ma nessuna safety car. Mamma mia. Vediamo se sarà la volta buona in sta gara. Hamilton fa sportellate con una Ferrari. Siamo quinti, abbiamo recuperato un bel po' di posizione, questo era importante. Dobbiamo spingere a cannone. Con la nostra Force India, con la Pantera Natura, ancora ci prova Gigi, rischia l'incidente oggi, me lo sento. Rischia l'incidente Gigi. Mamma mia, che sfida tra Gigi e Vettel. Vettel con arroganza, Hamilton supera Gigi. Cioè supera, sì, ciao. Supera Vettel. Mi devo stare vicino a questo trenino. È questo quello che devo fare. Mamma mia, primo giro andato. Si rischia un po'. L'obiettivo è stato settimo posto e va anche bene dopo il ritiro a Suzuka. L'importante è fare i punti, voglio tenere il quinto posto, cioè i primi degli umani in campionato e soprattutto il terzo nella costruttori, che magari sono bonus per lo sviluppo, speriamo. Mamma mia, qua l'ho rischiata. Devo perdere troppo, devo cercare di allontanarmi dagli altri, sarebbe molto importante. Alonso fa un po' tappa da tappo e questo mi piace. Ok, dai che va bene, dai che va bene. Dai che possiamo tornare tranquillamente a fare punti irridati. Dopo bisogna capire anche la strategia, comunque... Purtroppo non è prevista pioggia, solo nuvolosa, la cosa mi dà un po' fastidio perché con la pioggia il cume può fare risultati molto migliori. Dai ragazzi, dai. Occhio, ok. Ok, siamo entrati nel terzo giro, da adesso il DRS... ho capito, però... Devo mettere standard e Vettel comunque non riesco a prenderlo, cioè Ferrari e Mercedes, a parte qualche occasione dove ho fatto bene, dove ho anche vinto a Monza, ma... non le prendi purtroppo. È anche normale che sia così, però sto sviluppando bene la monoposto, ad Abu Dhabi mi arriva un pezzo importantissimo per l'aerodinamica e pian pianino. Stiamo arrivando anche noi. Ah, qua l'ho presa malissimo, ho perso moltissimo qua da Vettel. Verstappen supera Alonso, quindi adesso recupererà. Dai ragazzi, dai. Cerchiamo di fare il possibile. Raikkonen ha conquistato la vetta. Mi fa piacere. Non stiamo guidando in maniera esaltante però, eh?
questo bisogna dirlo. Dai, cavolo, dai, no, no. Non ci siamo, non ci siamo. Faccio fatica a tenere la macchina. In una gara così ho bisogno proprio di sviluppare l'aerodinamica, assolutamente. Dai, cavolo, dai. Dai, però, dai. Ah! Malissimo, malissimo, malissimo. Non stiamo girando per niente bene. Scusate, se mi avete storto perché sto facendo una cosa anche sul telefono, perché mi capitano proprio mentre registro queste cose, la porca miseria. Però il cume è tutto in diretta, lo sapete, tutto così. Questo è il cume, ti discume. Distacco dall'auto davanti 5,3 secondi. Madonnina del signore. Ok, mamma mia, vicinissimo. Nel piattume di sta gara mi sono anche dimenticato di avviare la registrazione con la sosta e box. Vabbè, ho fatto la sosta al 12° giro. Ho fatto il possibile, ho messo le soft. Finiamo la gara così, ma male, male, male. Proprio brutta, brutta gara, lo sapete. Dopo tante gare belle del cume, divertente in Giappone, peccato. Però questa è veramente una delle gare più noiose della stagione. Cioè, non c'è niente da dire, speriamo possa ribaltarci nella seconda parte, ma la vedo dura. Non è successo niente, sto qua dormendo. Scusate, comunque la sosta, niente di che. Ho fatto la sosta che ero quarto, adesso sono 14°. L'ho fatta in questo giro al 12°. Adesso vediamo se magari arriva qualche colpo di scena, ma finora, ragazzi, solo sonno. Sono il primo io ad ammetterlo. Sonno di una purezza disarmante. Vediamo se si ribalta. Ok, torniamo un po' su standard. Mamma mia, qua ho rischiato grosso, c'è Pippo Massa che si può superare. Non così però magari, mamma mia, sto rischiando, dai, almeno mi sveglio. Mi sveglio da sta gara che... Sì, dopo, tra un po'. Da sto torpore. Chiaramente sta gara è veramente bruttina. Una prima parte pallosissima, ma adesso la ribaltiamo. Perché il cume sa ribaltare. Il cume sa ribaltare, lo sappiamo. Qua deve tentare la staccatona. Ottimo sorpasso. Non ho posto. Le prime cose belle di sta gara adesso. Ma adesso ribaltate. Adesso sarà un susseguirsi di emozioni, me lo sento. È la tipica sensazione cumendiana. Speriamo, cazzo, che avevo paura che dal prossimo. Sono tutti nati ai box, mamma mia, vado lungo. Sto tentando di recuperare, ci sto provando quantomeno. Due macchine ai box, altre due posizioni che recuperiamo. No, una sola, scusate.
Siamo settimi nella zona che vuole la squadra, che è l'obiettivo anche nostro, perché sta gara proprio non mi sta lì. Non siamo competitivi, ragazzi, in parole povere. Non siamo per nulla competitivi. Sono riportato a recuperare, ma tenere la settima posizione sarebbe già qualcosa, in sto momento. Siamo al 14° laps dei 28 previsti. Bandiera verde. Dai, dammi la safety car, dammela. Dai, niente da fa. Sì! Sì! Pop Palmer, quello dietro di noi. È tornata la safety car. Finalmente è tornata. Però non posso andare ai box adesso, sarebbe da drogati. Non posso andare ai box adesso. Però almeno recuperiamo lo svantaggio. Certo, molto fortunato che deve andare ai box adesso. Io non posso andare, sono appena andato, non potrei fare nessuna strategia. Non potrei fare nessuna strategia adesso. Neanche le soft potrei mettere, che le super soft, che rischio di non farle durare. Incredibile, però una chance di recuperare qualche altra posizione ce l'abbiamo adesso. Ritiro di Palmer, safety car. Devo superarla. È arrivata, Beppe. È arrivata. Riduci la velocità. Il delta è troppo basso. Abbiamo una penalità. Rallenta immediatamente. Ho capito. Stai zitto però, Alex. Prepariamoci. Incredibile. Tre ritiri durante la safety car. Tra cui il nostro Perez. Cosa ho detto, ragazzi? Gara di merda per la prima parte, colpi di scena paurosi adesso. Il Cume non sbaglia mai. Il Cume non sbaglia proprio mai. Vara, Vardi, vara il porco di Hamilton. Adesso è dura. Però siamo in lotta. 3-4 ritiri, di cui 3 durante la safety car. Cosa è successo? Non si sa, forse hanno colpito proprio Palmer che era fermo. Una cosa incredibile, una carambola. Oppure proprio insieme, nel senso, solo che mi hanno avvisato tardi, probabilmente è stato un ritiro di massa, allora, nel senso di massa, non perché è Pippo Massa, ma un ritiro di più macchine contemporaneamente, perché non si spiega un ritiro durante la safety car. Forse sono ritirati in 4 nell'incidente di Palmer, di Jolyon Palmer. Vai. Vediamo se riusciamo a dar fastidio, mi basterebbe questo. Come ci sta provando subito con arroganza. E siamo quinti. È importante stare davanti alla Red Bull. Purtroppo Perez è uscito, quindi perdiamo altri punti nella costruttori, che è quella che mi interessa di più in sto momento. Così la Force India, se arriviamo terzi, mi regala un bel po' di soldoni da spendere per sistemare la monoposto. Dai Cume. Mamma mia. Solo che Vettel se ne sta già andando. Il bibitaro. È impossibile tenere il ritmo di Ferrari e Mercedes. Impossibile. Però devo tenere a tutti i costi la quinta piazza per prendere punti nella costruttore, visto che Perez si è ucciso nell'incidente con Palmer. E non so, che forse si è arrivato anche Hulkenberg. Tanto qualcuno va ai box. Qualcuno vuole cambiare la strategia. La cambia Valtteri.
No, Valtteri aveva la ultra, poi le... Sì, Valtteri un pazzo, però. Ha messo due volte le ultra. Sarà dura per lui, doveva andare in box prima. Durante la safety car, non adesso, secondo me. Questo è il mio modestissimo parere. Siamo quarti, ma sarà dura tenere Verstappen indietro. Previsioni del tempo. Per il momento non è prevista pioggia, le condizioni sono buone. Sì, sì, non c'è proprio la speranza di un cambiamento, impossibile. Qualcuno ha fatto delle strategie un po' bizzarre dietro, però purtroppo nessuno davanti. Siamo quarti, su c'è Massa e Ricciardo dietro. Ho tenuto bene con miscela grassa, sulla miscela standard, e sono dolori atroci. Faccio una fatica incredibile, anche le gomme sono quasi andate. Buono, ho recuperato qualcosa qua. Two laps alla fine. Sarebbe un quarto posto pesantissimo per come si era messa la gara. Non è che Massa mi rallenta un po' la Red Bull. Tanto un altro ritiro. Verstappen fuori, ritiro di Verstappen. Ritiro di Max, dopo la sosta il ritiro e godo. 5 ritiri, ma nell'ultimo periodo tanti ritiri. Ah, proprio là Verstappen. Quindi non era Ricciardo, scusate, era proprio quello dietro. Quindi era tuo box Ricciardo, scusate, baneggi come indiani. Tipici, tra i più tipici. C'è solo Pippo, prima a stare su grassa. Non voglio rischiare. Deve ritirarsi uno davanti, no, così beccavo il podio, vai. Manca un giro e un mezzo, neanche di un giro e mezzo manca. Mancano pochi chilometri per riportare, tanto bene che una delle due Red Bull si è ritirata. Adesso c'è Pippo che dà fastidio, però. C'è Pippo che rompe. Sento le gomme veramente in difficoltà. Ho le gomme veramente in difficoltà. Tanti, i primi tre mi hanno massacrato. Veramente massacrato. Questa non è una bella notizia. C'è ancora da lavorare tanto per andare al ritmo di Ferrari e Mercedes. Mamma mia. Non la tengo più, ragazzi. Non la tengo più. Guarda, miscela grassa, devo tenere a tutti i costi questo quarto posto. È fondamentale. Dai che rettilineo recupero. Leggere sbavature. Vince Kimi, vince il finlandese volante. Heisman. No! Qua la perdo. Le gomme hanno dei problemi, fiori. Le gomme veramente sono usurate tanto.
Dai, final curve nell'inglese puro. Oh yes, oh yes, oh yes. Bel lavoro, te la sei cavata benone oggi. Credo che anche il capo sarà soddisfatto. Grande quarto posto, veramente. Oh, yes. Ed eccoli che salgono sul podio da qualsiasi parte nel mondo. Le bandiere. Buono, buono, tanta Ferrari, ma va bene così. Nella classifica piloti sempre quinti con un vantaggio importante adesso su Verstappen. Però chiaramente non super lontano. Comunque Vettel capo classifica, ottimo Ferrari. Buono anche nella costruttori. Raga, un saluto al comandante veneziano. Ciao!